A Crono, re di tutti gli dei dell'Olimpo, venne predetto che uno dei suoi figli lo avrebbe spodestato dal trono. Crono allora ingoiò tutti i suoi figli al momento della nascita, tranne Zeus, che la madre Rea riuscì a sottrargli. Zeus fu allevato in segreto e con l'aiuto della prima moglie Meti fece vomitare a Crono tutti i suoi fratelli, con l'aiuto dei quali fece la guerra al padre. Zeus e Crono ingaggiarono ad Olimpia una lotta memorabile che vide Zeus vincitore dell'agone. Sconfitto Crono e gettato negli abissi del Tartaro, Olimpia divenne il luogo in cui gli dei presero a misurarsi e a gareggiare. Questa la leggenda che vuole Zeus, ispiratore dei giochi olimpici, antenati delle moderne Olimpiadi. I greci, divisi nell'antichità in una miriade di città-stato, autonome e spesso in guerra tra loro, accettarono la regola istituita nel 776 a.C. da Ifito, re dell'Elide, che proclamava la tregua sacra tra tutte le città in lotta nel periodo delle gare. Gli spondofori, araldi ufficiali di Zeus, annunciavano in tutto il mondo conosciuto il calendario dei giochi. Allenatori, campioni, selezionatori, spettatori formavano allora carovane per recarsi ad Olimpia. Calandoci nei panni di un atleta della più splendente età classica greca, proveremo ora a intraprendere un lungo viaggio che, per ragioni che via via scoprirete, ci porterà dall'Attica a Corinto, da qui a Epidauro e infine a Olimpia. La prima tappa del nostro viaggio è Corinto, importante crocevia marittimo situato sull'omonimo istmo, un lembo di terra che unisce il Peloponneso con l'Attica e che divide il Mar Ionio dall'Egeo. Nell'antichità l'odierno canale che taglia l'istmo era solo un sogno, ma i corinzi si erano industriati lo stesso per permettere alle navi di oltrepassarlo. I resti di questa strada selciata, parallela al moderno canale, sono i resti del diolcos, dal verbo che significa tirare attraverso. Su questi antichi binari si muoveva una specie di trenino munito di ruote, trainato da animali. Le navi venivano svuotate del carico e trasportate sul trenino dall'altra parte dell'istmo, dove potevano comodamente riprendere il mare. Nel primo secolo d.C., quando la città era sotto il controllo di Roma, Nerone tentò di far scavare un canale proprio qui, dove c'è quello moderno. Schiere di schiavi iniziarono a tagliare l'istmo. Avrebbero dovuto incontrarsi a metà, ma la morte di Nerone pregiudicò quell'immensa operazione, che fu presto abbandonata. Per la sua posizione strategica, Corinto fu in ogni tempo estremamente ricca. Già Omero, nell'Iliade e nell'Odissea, la definisce opulenta. A Corinto fiorisce il commercio e l'artigianato. Viene definita Corinzia, proprio perché nata a Corinto, quella particolare produzione di vasi dipinti con figure nere e definizioni in bianco su sfondo rosso, spesso raffiguranti scene mitologiche ed eroiche. Ma entriamo in città. Iniziamo con l'attraversare la via dell'Ecaion, via commerciale in cui trovano sede una miriade di botteghe. Nei pressi possiamo ammirare la fontana di Peirene, la cui prima installazione risale al VI secolo a.C., poi ricostruita dai Romani. Scendiamo pochi gradini e rinfreschiamoci con le sue fresche acque per mitigare la calura di luglio. Ora rechiamoci al magnifico tempio di Apollo per chiedere al dio di proteggerci durante le prossime gare. Databile intorno alla metà del VI secolo a.C., ma costruito sopra un tempio più piccolo del VII secolo, delle sue 38 colonne monolitiche doriche ne restano in piedi solo 7. Il nostro atleta dell'età classica non avrebbe però potuto vedere ciò che andremo a scoprire ora, ovvero tutti i resti dell'età di dominazione romana, la maggior parte per Corinto. Infatti, la città, in rivolta contro l'impero, fu distrutta nel 146 a.C.
I Romani ridussero in schiavi tutti i superstiti, saccheggiarono Corinto di tutte le opere d'arte, che furono poi trasportate e vendute a Roma. Attraverso quella poco ortodossa diffusione, l'arte greca divenne modello della posteriore arte romana. Nel 44 a.C. fu lo stesso Giulio Cesare a dare nuova vita e nuovo splendore a Corinto, rifondandola come colonia. Purtroppo anche dell'epoca romana resta ben poco. L'agorà, di forma rettangolare, ha due diversi livelli ed è gremita di botteghe lungo i lati e nel centro. Sul lato settentrionale dell'agorà si trovava la cosiddetta facciata dei prigionieri, una specie di fondale in marmo finemente lavorato e decorato. Fungevano da colonne della facciata alcune monumentali figure di barbari prigionieri. Al centro della piazza troviamo i resti della Bema, tribuna dalla quale predicò l'Apostolo Paolo. San Paolo soggiornò a lungo a Corinto. Celebri sono le sue moraleggianti lettere ai Corinzi. Già, la morale a Corinto era molto differente da quella cristiana. Su quell'altura rocciosa che vediamo laggiù, sorgeva il Tempio di Afrodite, la dea dell'amore, Venere per i Romani. Saliamo dal basso verso questa cittadella fortificata, di cui oggi rimangono per lo più resti medioevali. Quello che resta del Tempio non fa onore all'antico luogo sacro. Nel Tempio della Venere di Corinto veniva praticato un culto particolare, la ierogamia o prostituzione sacra. A dispensare amore ai pellegrini erano le sacerdotesse di Afrodite. A Corinto ve n'erano mille ed erano bellissime. Queste cosiddette sacerdotesse, sacre ovviamente, non predicavano amore senza ricompensa. Le loro tariffe erano così esose da aver ispirato il detto romano: mica tutti possono andare a Corinto. Dall'acro Corinto si può godere un meraviglioso panorama sul Peloponneso e la visione ci fa tornare alla mente la meta finale e la ragione del nostro viaggio, i Giochi Olimpici. La carovana sta per ripartire quando veniamo a sapere che un nostro compagno, corridore velocista, preso dall'ubriacatura dionisiaca, si è azzoppato. Sorge così il problema. Quale ospedale potrà mai rimetterlo in sesto per la gara olimpica? Chi potrà curare una caviglia lussata? C'era un solo medico nell'antichità greca, Asclepio, dio della medicina. Un solo medico che operava simultaneamente in più templi greci. Il più grande e più famoso tempio di Asclepio dell'era classica si trovava però a Epidauro. La carovana vi fa rotta. Eccoci finalmente a Epidauro. Davanti a noi, laggiù, nella piccola valle, si erge una città santuario rutilante, splendente per architetture e decorazioni, dotata di ogni servizio, ricca di una fiorente vita sociale parallela, fatta di commerci, spettacoli sportivi e culturali. Quello che resta oggi sono solo le fondamenta e qualche reperto che ritroveremo nel museo. Solo il teatro si è salvato dall'ira del tempo e degli uomini, è infatti il meglio conservato dell'era classica. Ma perché proprio a Epidauro nasce il più grande e famoso ospedale dell'antichità, o meglio, il Tempio di Asclepio? La risposta la troveremo nella Tholos e nei resti conservati al museo. Secondo la tradizione locale, a Epidauro nacque Asclepio, dio della medicina di cui stiamo vedendo una statua del IV secolo a.C. A questa creatura immortale toccò in sorte di morire. L'ardito Asclepio aveva infatti tentato di resuscitare un morto e Zeus lo punì fulminandolo. Ma il dio si reincarnò in un serpente che divenne il suo attributo nelle raffigurazioni che lo ritraggono e che ancora oggi è presente nell'iconografia medicinale. Secondo questa tradizione, per ogni nuovo tempio di Asclepio che veniva eretto in Grecia, a garanzia della sacralità del luogo c'era bisogno di un serpente importato direttamente da Epidauro, serpenti che probabilmente venivano conservati qui, in un pozzo nelle fondamenta circolari della Tholos che sorgeva accanto al tempio. La Tholos, riservata ai sacerdoti che vi tenevano cerimonie segrete, era opera di Policleto, uno dei più noti scultori greci. Il porticato esterno della Tholos era formato da 26 colonne doriche disposte a cerchio. La cella interna era invece costituita da colonne corinzie con capitelli di squisita fattura. Ma torniamo al nostro atleta infortunato.
Il nostro compagno è stato adagiato nell'Abaton, uno stanzone rettangolare attiguo al tempio, dove lo accoglie la sacerdotessa Panacea, colei che tutto guarisce. Nell'Abaton avveniva il rito dell'incubazione. Qui il dio Asclepio, di notte, visitava i malati durante il sonno, manipolando le parti malate e rivelando la ricetta da mettere in pratica ai sacerdoti. Noi, da buoni amici, andiamo a fare offerte propiziatrici al dio. Il tempio di Asclepio, di cui vediamo il basamento e i resti del frontone, fu realizzato tra il 380 e il 375 a.C., in stile dorico, con 6 colonne sul fronte, 11 sui lati e 2 all'ingresso della cella centrale. I sacerdoti, dopo aver ricevuto dal dio la ricetta, iniziavano a curare i malati con vari metodi. Già allora, anche se guidati dalle indicazioni divine, i sacerdoti utilizzavano farmaci ed effettuavano persino interventi operatori, come dimostrano questi strumenti chirurgici del periodo ellenistico. Sicuri della prossima guarigione del compagno, ci prendiamo qualche svago. Qui a Epidauro le occasioni non mancano di certo. Per cominciare avremmo potuto assistere a gare di cavalli o giochi atletici che si tenevano nello stadio della città, ma in questo momento non vi troviamo nessuna manifestazione, in quanto anche gli atleti di Epidauro sono impegnati negli allenamenti preparatori ai giochi olimpici. Sul teatro. Ripieghiamo, si fa per dire, dal momento che il teatro di Epidauro era già ai suoi tempi un gioiello di architettura. Il teatro risale al IV secolo a.C. Può contenere 12.000 spettatori. Ha una cavea di 55 file di seggi divise da un corridoio in due settori, il tiratron e l'epiteatron. Le prime tre file sono fornite di seggi con spalliera, riservati ai personaggi più potenti e alle autorità. La particolarità di questa cavea è di non essere semicircolare, ma a ventaglio. La sua orchestra è l'unica a forma circolare che ci è rimasta. Misura oltre 10 metri di diametro. Vi si accedeva per due corridoi laterali, i parodoi. Il magnifico teatro di Epidauro godeva e gode tutt'oggi di un'ottima acustica. Ancora oggi la struttura viene utilizzata per varie manifestazioni teatrali che aggiungono alla godibilità del testo e all'acustica perfetta il sapore della storia. Del teatro, perfetto, considerato il più proporzionato del mondo greco, è andata purtroppo perduta la scena. Secondo la tradizione, anche il teatro di Epidauro, così come la Tolos, è opera di Policleto. Bellezza e armonia architettonica facevano da sfondo all'arte più amata dai greci, la tragedia. Qui venivano rappresentati Eschilo, Sofocle, Euripide, le gesta degli eroi, i miti degli dei, i lutti, le leggende e le vittorie del popolo greco. Grazie al dio Asclepio, la gamba zoppicante del nostro velocista ora è sana. La carovana si rimette in moto. Le gare olimpiche ci attendono. Olimpia ci appare subito come una città molto particolare. Non ci sono case. Tutto è organizzato solo in funzione dei giochi. Durante i 4 anni tra un'Olimpiade e l'altra, qui vi abitavano solo i sacerdoti. In questo modellino, esposto nel museo locale, possiamo vederne la struttura. Gli impianti sportivi dove si svolgevano le gare. Al centro l'area sacra dell'Altis, con il grande tempio di Zeus, il tempio dedicato a Era, i tesori e il portico di Eco. Le strade erano gremite di folla festante. Folla, mercato, acrobati, divertimenti e ladri. Così il poeta Menandro dipinge Olimpia e la sua euforia da giochi panellenici. Ma non si svolgevano solo giochi e divertimenti. Grazie alla tregua sacra, infatti, durante i giochi si incontravano i capi delle polis che tenevano rapporti diplomatici, firmando trattati di pace o di alleanza. Le antiche Olimpiadi erano insomma il momento massimo di unità della nazione greca. Esclusi dalle gare erano i barbari, i non greci, gli schiavi e anche le donne. Alle donne era però riservata una particolare Olimpiade da tenersi durante le feste di Era, moglie di Zeus, a cui è dedicato questo magnifico tempio arcaico del VII secolo. Alle donne sposate era proibito assistere ai giochi, durante i quali era loro vietato addirittura attraversare il fiume Alfeo, che scorre nelle vicinanze di Olimpia.
Chi non avesse rispettato questa legge sarebbe stata gettata dal monte Tipeon, che sovrasta il santuario. Il primo giorno delle Olimpiadi è dedicato alle offerte sacre, di cui vediamo esempi di ogni epoca, dai curoi ai bronzi, agli elmi, alle terracotte, allo stupendo Hermes di Prassitele, non eccessivamente apprezzato nell'antichità, ma divenuto di fama mondiale in età moderna. Qui Hermes tiene in braccio il piccolo Dionisio, lasciando cadere il proprio mantello su di un tronco d'albero e mostrandosi nella sua armoniosa nudità. Anche noi, quindi, ci rechiamo al tempio per porgere la nostra offerta. Certo, di quella magnifica costruzione oggi rimane ben poca cosa, ma grazie ad una descrizione di Pausania e al computer possiamo rivedere questa meraviglia. Il Tempio di Zeus fu costruito nel 472 a.C., misurava 64 metri per 27 ed era circondato da 13 colonne sul lato più lungo e da 6 su quello più corto. Il Tempio, costruito con i proventi di un bottino di guerra, era alto ben 20 metri e il tetto era formato da tegole di marmo. L'acqua defluiva dal tetto e si incanalava in gronde marmoree a protomi leonine. Ve ne erano 51 per ogni lato. La sua imponenza e bellezza era pari solo alla fama e alla grandezza dei giochi. All'interno trovava posto la statua di Zeus, realizzata da Fidia. Alto 13 metri, realizzato in oro e avorio, il re dell'Olimpo è rappresentato seduto sul trono. Sulla mano destra tiene una niche che lo incorona, nella sinistra lo scettro. La sua grandezza, sproporzionata all'altezza del tempio secondo Strabone, fece dire allo storico che se Zeus, per miracolo, si fosse alzato, avrebbe sfondato il tetto del tempio. Nonostante ciò, l'opera fu definita una delle 7 meraviglie del mondo. Di questa statua, purtroppo, non è rimasta nessuna traccia. Del Tempio di Zeus, custodite nel museo locale, ci rimangono i frontoni e le metope, scolpiti da un non meglio identificato maestro di Olimpia. Storie formidabili sono raccontate su pietra in questi frontoni. Prendiamo quello ovest, ad esempio. Vi si narra di una lotta furibonda tra lapiti e centauri, esseri mitologici metà uomini e metà cavalli, scolpiti mentre tentano di rapire delle donne. Altre sculture ci raccontano delle storie particolarmente interessanti sulle Olimpiadi. Pelope, l'eroe che darà poi il nome all'intero Peloponneso, era follemente innamorato di Ippodamia, figlia di Enomao, re dell'Elide. Questo re non voleva concedere sua figlia in sposa a chi che sia. Per chiedere la mano della bella Ippodamia, i pretendenti dovevano sfidare in corsa i carri del re, trainati da cavalli divini ed invincibili. Perdere la corsa, per i pretendenti di Ippodamia, significava morire. Ma Pelope, grazie alla solidarietà di Mirtillo, cocchiere del carro di Enomao e anch'egli innamorato di Ippodamia, finì per trionfare. Mirtillo aveva tradito il suo re, sabotando il carro che lui stesso guidava. Fu così che poi Pelope prese ad organizzare ad Olimpia i giochi panellenici. Ma se Zeus ispirò la tradizione agonistica e Pelope vi istituì i giochi, chi a Olimpia dettò leggi e regolamenti sportivi? Anche in questo la leggenda, il mito, ci vengono incontro. Le metope interne del Tempio di Zeus, raffiguranti Eracle, Ercole per i latini, e le sue 12 fatiche, danno sostegno alla tradizione che vuole proprio Eracle come estensore dei regolamenti delle Olimpiadi. Eracle consacrò il boschetto dell'Altis su cui sorgevano rigogliosi filari di platani e lo circondò con un muro di pietra
quadrato nella forma e lungo su ogni lato 192 metri. Furono queste le dimensioni dello stadio olimpico, corrispondenti ai 600 piedi di Eracle. Accanto al tempio di Zeus vi sono i resti della bottega di Fidia, lo scultore che realizzò la statua del dio. I resti di questo edificio furono poi inseriti in una chiesa bizantina. Possiamo però ricordare che per quell'opera sublime, Fidia ebbe bisogno di un laboratorio grande quasi quanto il tempio stesso. Ma per Zeus, si sa, non si badava a spese. Bene, ora che siamo entrati nella grazia degli dei, che ci siamo ispirati alla gloria degli eroi, noi poveri atleti mortali passiamo al rito del giuramento. Cosa dovremo giurare? Di essere greci, naturalmente, di essere liberi e di non aver subito condanne. Questa solenne cerimonia si tiene nel Buleuterion. Finite le formalità, noi atleti dobbiamo dedicarci alla forma fisica. Per allenarci possiamo utilizzare il ginnasio e la palestra. La palestra del III secolo a.C., con 66 colonne doriche esterne e 41 interne, è il luogo ideale per gli allenamenti dei pugili e dei lottatori. La palestra era anche il luogo preferito da poeti e letterati come Erodoto, Gorgia, Isocrate, che accorrono a Olimpia in cerca di un vasto pubblico a cui rivolgersi, e fungeva anche d'albergo per gli atleti. Nel ginnasio invece si allenavano i corridori e i lanciatori di giavellotto e disco. I personaggi illustri, le autorità, dormivano nel Leonidoion, un albergo di lusso costruito nel IV secolo a.C. Gli uomini di estrazione sociale più bassa non disdegnavano magnifiche notti sotto il cielo stellato di luglio. Al mattino del secondo giorno hanno inizio le gare. Noi atleti entriamo nello stadio, tra la folla esultante, attraverso questo passaggio a volta. Gareggeremo nudi. Per proteggere i nostri corpi possiamo far uso solo di oli che ci spalmiamo mischiandoli con della polvere. Nello stadio realizzato nel VI secolo a.C., si svolgevano varie gare, tra le quali la Diaulos, gli odierni 400 metri, che si correvano sulla lunghezza dello stadio, 192 metri, andata e ritorno. Si correva anche il fondo e la corsa con le armi, ma la gara più esaltante era quella di velocità sui 192 metri. Chi vinceva questa corsa avrebbe avuto l'onore di dare il suo nome ai giochi di quell'anno. La lotta è un altro tipico sport dell'antichità, così il pugilato. La gara più violenta era senz'altro il pancrazio. Nessun colpo era proibito, tranne l'accecamento. Le gare più pericolose e spettacolari erano comunque le gare con i cavalli. Si svolgevano nell'ippodromo attiguo allo stadio. Le più attese erano le corse di quadrighe, quattro cavalli e un cocchio guidato da un'auriga. Infine il pentathlon. Salto, corsa, lancio del giavellotto, lancio del disco e lotta. Probabilmente le cinque specialità per i cinque anelli olimpici. Nel Pritaneo, un edificio del VI secolo a.C., entro il quale era racchiuso il sacro fuoco perenne, avveniva la premiazione prevista nell'ultimo giorno. Il vincitore dell'Olimpiade veniva premiato con una corona di olivo selvatico, un premio simbolico, come qualche millennio dopo avrebbe voluto De Coubertin. A pagare con moneta sonante i campioni erano poi le città, come oggi gli sponsor. E tornati al tempio del dio a cui i giochi sono dedicati, non possiamo non immaginare il vincitore della corsa di velocità che con la nuca cinta d'olivo si accinge a ringraziare Zeus. Nel 393 d.C. Teodosio I sopprime i giochi olimpici. Successivamente Teodosio II distrugge il santuario di Zeus. Così, là dove Zeus, re degli dei, aveva ispirato le Olimpiadi e gli uomini come Fidia eressero alla sua gloria opere d'arte di immane grandezza, un imperatore, in nome del nuovo re dei cieli, distrusse ciò che divenne profano. Si abbattono gli idoli fallaci,
e si diffonde il cristianesimo.